quello che è un report che è stato reso noto oggi, di cui andiamo a parlare con il generale Antonino Maggiore, generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, direttore centrale della Direzione Centrale Interforze per i Servizi Antidroga. Buonasera generale. Buonasera. Allora, davvero che ho visto soltanto la parte, diciamo, giornalistica di questo lavoro, quindi sì, poche paginette, però davvero c'è molto da imparare. C'è molto da imparare anche su quello che è tornato ad essere per questo settore il mondo dopo la pandemia, l'Italia dopo la pandemia, cioè siamo tornati a livelli pre-Covid, per così dire, in questo settore. Sì. Assolutamente sì, anche se c'è da dire che già nel corso del 2020, in piena pandemia, nel secondo semestre, diciamo, già le attività erano riprese a pieno regime. Diciamo che solo nella fase iniziale della pandemia, sia nei luoghi di produzione delle droghe, diciamo, parliamo della cocaina in Sud America, dell'eroina, diciamo, in Centro Asia, come luoghi di produzione delle droghe, diciamo, pesanti, naturali, più diffuse, c'era stato un momento così di inerzia, nel senso che le restrizioni che erano state adottate da tutti gli stati del mondo per, diciamo, combattere la pandemia, quindi soprattutto restrizioni alla mobilità, avevano nella prima fase così impedito, diciamo, gli spostamenti dai luoghi di produzione ai porti, ai luoghi di partenza, la presenza di forze di polizia per strade, comunque una mobilità limitata, aveva un po', nella prima fase, avuto un impatto, nel senso che si erano un po' fermati i traffici. Poi però, man mano che le misure si allentavano, erano state prese già subito, le organizzazioni criminali si erano subito riorganizzate velocemente, per cui già nel secondo semestre del 2020, diciamo che i traffici erano ripresi a pieno regime. Poi nel 2021 è stato comunque un anno che è stato influenzato in qualche maniera sempre da provvedimenti, diciamo, di quella natura, però via via progressivamente, diciamo, più meno forti, per cui, diciamo, un po' si erano già riorganizzati, un po' diciamo la pandemia si stava allentando, diciamo, i traffici sono ripresi in pieno. Per cui niente, i risultati del 2021 che abbiamo reso noti con il rapporto registrano comunque un aumento, diciamo, generale dei sequestri. Siamo arrivati a 91 tonnellate rispetto alle 59 del 2020, quindi 32 tonnellate in più di stupefacenti sequestrati, questo a prescindere dalla tipologia di sostanze, come dato globale. Tra l'altro c'è anche una nuova rotta che viene individuata, sì, e che voi evidenziate. Questa dovuta al fatto che nel periodo pandemico si è cercata una via diversa, o semplicemente, tra virgolette, semplicemente era una via già aperta che è andata avanti, insomma? Ma era una via già aperta, diciamo un'evoluzione, nel senso che questi 91 tonnellate, praticamente suddividendole per tipologia di sostanza, ci fanno osservare che c'è stato nel 2021 un notevole incremento dei sequestri di cocaina. Cioè, in verità è un po' di anni che c'è un andamento crescente, diciamo, se prendiamo come base il 2018, passiamo al 2019, al 2020, 2021, ma anche quest'anno, c'è una continua, diciamo, progressione quasi esponenziale dei sequestri di cocaina. Cioè, solo per dare i dati, nel 2018 eravamo poco più di 3 tonnellate, nel 2019 eravamo già 8 tonnellate e 2, nel 2020 13,4 tonnellate, nel 2021 20 tonnellate. Adesso siamo nel 2022, è passato, abbiamo i dati del primo semestre, ancora non consolidati, ma comunque affidabili, siamo già a 21 tonnellate, quindi è un andamento crescente, esponenziale, in continua accelerazione. Se vogliamo vederla nella direzione, diciamo, positiva, ne avete trovate di più. Cioè, la vostra, sì, l'abbiamo trovata di più, nel senso che è stato più efficace, forse. Sì, diciamo che nel cercare di interpretare, diciamo, i maggiori sequestri, abbiamo messo in evidenza proprio l'aspetto della rotta di cui parlava poco fa, che adesso magari possiamo spiegare un po' meglio. Dapprima ci siamo, siccome una parte importante di questi sequestri, circa il 66% diciamo, del dato globale dei sequestri di cocaina, sono sequestri che sono avvenuti in un unico porto nazionale, che è il porto di Gioia Tauro.
Centauro, sì, che è un porto, diciamo, che ha una collocazione geografica, insomma, che ci immediatamente ci fa pensare a un'organizzazione criminale originaria di quella regione. C'è da dire che però il porto di Gioia Tauro è diventato, per quanto riguarda il traffico container, praticamente il principale porto nazionale. Passano da Gioia Tauro 3 milioni di container. Certe cose non devono passare da un porticciolo, perché altrimenti verrebbero intercettate. Diciamo, con una banchina lunga, con un grande fondale, comunque con un notevole traffico. Ecco, nel porto di Gioia Tauro sicuramente la Guardia di Finanza, che opera all'interno del porto, che è, diciamo, la Polizia Doganale Italiana assieme all'Agenzia delle Dogane, sviluppano, diciamo, delle attività di selezione dei container da controllare molto efficaci. Noi in gergo tecnico la chiamiamo analisi dei rischi. Analisi dei rischi è mettere assieme tutte le informazioni di cui si dispone, sia di intelligence, sia investigative, sia legate proprio allo studio dei fenomeni, e quindi anche ai trend, al tipo di merce che arrivano, ai metodi di occultamento, uno studio applicato che deve, diciamo, agevolare la selezione dei container da controllare, perché è chiaro che non possono essere controllati tutti, bisogna selezionarne una parte, quella parte, quindi su quella parte confidare nel fatto di andare a colpire. Quindi questo processo, diciamo, si è affinato sempre di più, diciamo che l'organo di polizia che opera nel porto è sicuramente attrezzato per fare una bella analisi, i risultati che ha raggiunto sono sicuramente confortanti, e quindi, come lei diceva, sicuramente c'è stata una maggiore incisività delle forze di polizia, questo è un dato. Poi l'altro aspetto è però che diciamo, l'anno scorso eravamo stati un po' più prudenti, però abbiamo visto che molti di queste partite di droga sequestrate da Gioia Tauro non erano dirette in territorio nazionale, ma erano semplicemente, diciamo, in transshipment, cioè venivano sbarcate e poi essere reimbarcate e ripartire con altre navi verso una destinazione che era molte volte i paesi balcanici, cioè praticamente questa droga doveva proseguire il viaggio per arrivare poi in altri paesi, diciamo, sì, quelli che si affacciano sul mar Adriatico, diciamo parte balcanica, mare Egeo, anche mar Nero, e quindi questo ci fa pensare che si stia man mano, come dire, consolidata una rotta che fa capo chiaramente alla criminalità di quei paesi, cioè la criminalità balcanica, che anche secondo le relazioni internazionali, ma anche da evidenze giudiziarie, parliamo di albanesi ma anche serbo-croati, montenegrini, diciamo criminalità di quei luoghi, ha sviluppato una notevole, come dire, capacità criminale. Abbiamo visto anche sul traffico di uomini in quell'area. Io, generale, la devo per forza salutare perché abbiamo un ultimo collegamento e abbiamo solo pochi minuti per realizzarli. La ringrazio davvero tanto, il generale Antonino Maggiore, generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. Buona serata.